Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo Vlogmas. Allora ragazzi, come immaginate sono appena tornata a casa da lavoro, infatti ho la divisa, solo che è fatalmente freddo che adesso mentre lavoro indosso sempre questo felpone di pile perché soprattutto quando lavoriamo vicino ai frigoriferi fa un freddo incredibile e credetemi se vi dico che le mie mani sono letteralmente rovinate. Non so se riuscite a capire ma la pelle proprio si strappa, sono tutte insanguinate, sono tutte screpolate di un colore che, boh, non lo so nemmeno io, quindi potete immaginare quanto freddo faccia. Ma al di là di quello, era un po' che comunque non facevo riprese mentre facevo la spesa, era un po' che non vi proponevo uno svuoto alla spesa e quindi visto che ho comprato anche delle cose a tema natalizio e che nella filiale abbiamo oggettistica a tema natalizio, ho detto perché no, può benissimo rientrare in un vlogmas. Allora, tolto il fatto che è tardissimo perché è mezzogiorno meno 10, io stamattina ho fatto anche un po' di straordinario e poi mi sono soffermata un attimo da cliente a guardare i vari articoli. Anche Kindra ci tiene a salutarvi. Allora, spesone, sono due buste, partiamo dalla prima, solo che avrei bisogno che tu scendessi, amorina. Perché lo so che vuole coccoline, però mamma serve il tavolo, eh? Allora, partiamo subito. Carote, tra l'altro scontate a 1,09 € tramite l'app Lidl Plus. Io ve lo dico sempre, scaricatevela questa app se non l'avete, perché è veramente molto utile e su tanti tanti articoli vi fa risparmiare. Per ogni spesa ci sono i cancella e vinci, gratta e vinci, dove per ogni spesa che fate potete o avere lo sconto su qualche articolo o ricevere gratuitamente un articolo sulla prossima spesa. Se non ce l'avete, scaricatevela perché davvero vi dico solo che vi ricordo solo che il calendario dell'avvento della Yankee Candle costava 20 euro. Io tramite l'app del Lidl Plus sono andata a risparmiare 6 euro perché alla fine l'ho pagato 14, quindi scaricatela perché è veramente utile. Poi, due pacchi di penne rigatoni di Gragnano, solo che l'altro pacco sarà da qualche parte in giro. Due pacchi di rigatoni, l'altro pacco di penne. Volevo andare per gradi, ma vabbè. Allora, a tema natalizio, quest'anno abbiamo questi fantastici cesti pieni di biscotti a forma di stella, gingerbread. E io adoro questi biscottini di Natale, mi ricordano anche abbastanza mostacciole, a dire il vero. Però comunque li adoro. Costa, se vi può interessare, 4,50 € la confezione, ma è una confezione da un chilo, quindi a voglia ce n'è. E vi dura anche un po'. Poi sono usciti i prodottini della Delaxa a cui non ho saputo resistere e ho preso salmone norvegese affumicato al whisky e ovviamente anche l'altro salmone norvegese affumicato però al miele. E vi dirò di più, io pensavo di farci un aperitivo con questo abbinato ovviamente ad un buon vino bianco di quelli di Ale. Comunque pensavo di farci appunto un antipastino, magari solo su una bruschetta. Faccio tosto un po' di pane e sono indecisa se metterci o meno un cicinin di burro, ma giusto un po' per dare quel sapore in più, però comunque l'idea era quella, anche perché mangiarli all'interno di un piatto, usarli per cucinare sono sprecati perché sono veramente buoni, sia quello al miele sia quello al whisky e sono confezioni da 100 grammi l'uno. Ho preso una confezione di biscotti Arte Bianca, Natura e Tradizione, biscotti al cioccolato. Io sono amante di questi biscotti qua. Due pacchi di cubetti di zucca surgelati, anche perché a pranzo viene mio papà, quindi tra poco arriverà mio papà, e per pranzo voglio fare gli spaghetti alla napoletana con la zucca, quindi zucca, olive nere, peperoncino e spaghetti. Poi, per Gabriele ho preso il panettone della Bauli, questo tre cioccolati.
Non so come sia, se voi l'avete già assaggiato fatemi sapere se è buono, però l'ho comprato per il semplice fatto che ultimamente Gabriele dopo cena la sera si beve un goccettino di grappa, io anche, non grappa, io in questo momento sto bevendo il mirto, che è la bomboniera di nozze di mio cugino, è mirto sardo, quindi buonissimo, però insieme a quel goccino di grappa o di rum mi viene voglia di qualcosa di dolce, quindi ho fatto che, visto che siamo sotto Natale, insomma nel periodo natalizio, ho fatto che prendere un panettone. Poi ho preso due pensierini per Gabbo, tanto ve lo posso dire, lui non guarda di certo i miei video, e siccome in questo momento, in questo periodo, il suo hobby è il disegno, si sta dilettando, sapete Gabriele cambia hobby in maniera molto frequente, però adesso è da un po' che ha iniziato a concentrarsi sul disegno, disegnare, ma non disegnare in maniera semplice, no, lui in questo momento si è appassionato al disegno con gli acquerelli, una micro pittura, possiamo chiamarla così, con gli acquerelli, ed è anche veramente molto molto bravo nel farlo. Abbiamo preso diversi acquerelli da Teddy, diversi fogli, diverse tele, solo che si lamenta sempre del fatto che non trova pennelli che gli piacciono, insomma, quelle setole morbide, quindi sono arrivati da noi questi pennelli, sono confezioni da 15, dal più grande al più piccino, sono questi qua, e sono a punta tonda. Io ho preso questo da abbinare ovviamente a queste particolari matite ad acquerello, perché lui le stava cercando, solo che non abbiamo trovato nulla che fosse buono, conoscendo invece questa marca, insomma, dell'Lidl, la Crilando, so che tutti i prodotti sono molto buoni e quindi ho fatto che prenderli. Se non sapesse cosa siano, vi dico solo che sono semplici matite che poi con l'acqua sfumano e fanno da acquerello, molto belli. Infatti adesso poi le voglio impacchettare e fargli il pensierino quando torno a casa stasera. Poi ho preso, finalmente sono tornate, le mie tisane. Ho preso tre di queste tisane, che sono cacao, arancia e cannella. Ve ne ho già parlato gli anni precedenti, sono tisane dell'Angelica, però questa tisana in particolare è sempre difficile da trovare, o almeno io non riesco mai a trovarla. Cacao, arancia, fave, sì, cacao, nocciola, sì, cacao, pistacchio, quello è, sì, quelle sì dell'Angelica, però questa in particolare con la cannella non la trovo mai, quindi adesso che sono arrivata stamattina ho preso tre confezioni di queste tisane. Sempre poi per Gabriele ho fatto che prendere due pacchi di patatine San Carlo, che erano anche scontate, così almeno quando ha le sue voglie salato dolce ha da prendere, insomma. Più che altro che noi in casa non teniamo queste cose né dolci, a meno che non sia quel periodo invernale in cui Gabriele va di dolcetti Kinder. Infatti, se vi ricordate, l'anno scorso avevo sempre la scorta, vi facevo anche il restock di barrette Kinder, maxi, barrette Kinder cereali, i maxi Kinder, le barrette di cioccolato piuttosto che i Duplo, perché a Gabriele ogni tanto di questo periodo viene la voglia di dolce, ma secondo me è perché fa freddo. Però al di là di questo periodo in casa non tengo né patatine né tantomeno dolciumi, perché non li mangiamo, quindi quella volta all'anno posso fare lo sforzo. Secondo pacco, poi un pacchettino di salatini con gli Ussel per pranzo, li adoro, sono buonissimi. Pane, ho preso 4 mantovane che poggiamo qui per ora. Qua c'è l'altro pacco di tisana, ci deve essere anche il terzo da qualche parte. Poi una bottiglia di olio, io prendo questo olio extravergine d'oliva 100% italiano, adesso anche qui è aumentato tutto un sacco, va bene che c'è il prezzo bloccato per il trimestre antinflazione e tutto quanto, però prima questo olio qua costava 7,40€. 7,39€, 7,49€, adesso con tanto di prezzo fisso l'ho pagato 8,50€, cioè ormai siamo arrivati veramente all'assurdo, non c'è più un olio, e parlo da noi a Lidl, che costi meno di 4€, anche gli oli che fino a qualche tempo fa costavano 2,60€ per intenderci, ma comunque ne si usa poco, a noi ci dura più o meno un mesetto e mezzo, quindi va bene. Poi, per stasera Gabriele, ho preso questo tiramisù della Deluxe cremoso, è buonissimo, solo che si è un po' sfarcellato nella busta. Adesso lo mettiamo in frigo. Due barattoline di olive nere denocciolate, di cui uno mi serve per pranzo, l'altro lo sistemiamo in dispensa. Due pacchi da 200 grammi di mix anacardi e arachidi al miele e sale, sono buonissimi, della Lesto,
Gabriele ne va matto, io anche, e fa parte ovviamente sempre degli sfizi dopo cena col grappino che vengono. Poi, una bottiglia di Lambrusco amabile per pranzo, non so più dove mettermi la roba, qua, 2,50 euro, una caraffa perché la mia si è rotta, si è sbeccata, si è, però a furia di sbattere, poi è plastica voglio dire, comunque. 2,50 euro ho preso la caraffa nuova. Nutella Biscuits a tema Natale. Ogni anno, come da tradizione, da che sono usciti sul commercio, i Nutella Biscuits rientrano assolutamente nel periodo natalizio e solo nel periodo natalizio. Infatti, guardate quanto sono carini, ci sono sia quelli normali che questi, ma tra i due, ovviamente, io preferisco questi con tutte le figurine natalizie di soda. Ok, poi sempre della Deluxe ho preso due confezioni di soufflé al cuore cremoso d'arancia, sono soufflé al cacao. Non si dice, vero, che, cioè, o meglio, non si capisce che noi, sia io che Gabriele, adoriamo l'abbinamento cioccolato e arancia, vero? No, cosa ve lo fa pensare? Ma dettagli. Siamo alla fine della spesa, abbiamo ancora un sacco di patate, anche perché stasera ho intenzione di fare il coniglio con le patate per cena. L'altro pacco, terzo e ultimo pacco di tisana che ho detto prima, un cubettino di lievito, quattro arance, che anche queste sono diventate costosissime, quattro arance le ho pagate 3 euro, incredibile. Oh, io prendo quelle sfuse perché mi piacciono di più, però insomma 3 euro per quattro arance, quasi 1 euro ad arancia. Ultime cosine da mostrarvi sono a tema natalizio ovviamente, al modico prezzo di 2 euro ho preso questo fantastico piattino natalizio. Che ovviamente userò per metterci sopra dolcetti piuttosto che anche solo sul tavolino insieme ad altri dolcetti, non lo so, oppure semplicemente lo metterò poi a tavola nelle feste. No, vi devo cambiare discorso perché sennò vi spoilerò delle cose che non è il momento di dirvi, però comunque sia un piattino natalizio ci sta sempre bene e probabilmente ci metterò, visto che è a forma di stella, ci metterò i biscottini gingerbread a forma di stella dentro, ma adesso vediamo. E poi sempre per 2 euro l'uno ho preso queste decorazioni in legno Xmas e abbinato non ci potevo prendere questo, non potevo non prenderci questo gnometto dal cappellino rosso. E voi adesso mi direte: sì, ma dove le metti? Che sei già piena di decorazione ed è qui che vi voglio. Vi ricordo che mi deve arrivare la cucina nuova, quindi, per quanto io mi sia impegnata a mettere le decorazioni qui e quel poco di decorazioni sulla cucina, comunque sia, prima di Natale arriva la cucina nuova. E la cucina nuova non vi voglio dire più di tanto, però vi dico solo che è più grande rispetto a quella che ho io. È diversa, è strutturata in maniera diversa e ovviamente devo inaugurarla con delle decorazioncine. Però non vi voglio dire di più perché se no mi fate spoilerare il progetto della cucina nuova e non mi va. Quindi sappiate che so già dove metterle e verranno messe qui in cucina appena arriverà la cucina nuova. Nel frattempo, dove le metti? Avete ragione anche voi. Nel frattempo, credo che le metterò in camera mia, perché qui ce n'è già abbastanza, direi, anche perché poi dovrei svarionare per toglierle quando arriva la cucina nuova e non mi sembra il caso. Ok, questa era tutta la spesa che ho fatto oggi a tema natalizio. Sono molto contenta, sono molto soddisfatta e non vedo l'ora di impacchettare i pensierini che ho preso per Gab. Non se l'aspetta. Anche se mi dirà: ma mio, non era necessario, non dovevi spendere soldini. Però insomma, voglio farlo felice, mi piace vederlo felice. Quindi, quando trovo le cosine che so che gli potrebbero piacere, gliele compro. E poi siamo sotto il periodo natalizio, ragion per cui tutto il mese di dicembre ha come regola e come tradizione che ogni momento è buono per fare un pensiero di Natale. Almeno questa è una tradizione che abbiamo messo su io e mia mamma tanto, tanto, tanto tempo fa. Tanti anni fa, e che comunque abbiamo portato avanti ancora fino a 2 anni fa, l'anno scorso no, per ovvi motivi, di cui non mi va di parlare perché sennò scoppio a piangere, però insomma, se mi seguite da tanto tempo sapete che questo periodo dall'anno scorso non è proprio più dei felici per me, anche se ce la sto mettendo tutta a vivermi appieno di nuovo il mio spirito natalizio, però comunque fino a 2 anni fa con mia mamma era ancora in atto questa tradizione, quindi il periodo di dicembre voleva dire dal 1° al 31 regalini sempre inaspettati, anche solo stupidaggini, cazzatine, insomma, frivolezze, però è una cosa bella, fa parte delle nostre tradizioni di Natale, insomma.
E detto questo, ragazzi, allora il video di oggi può anche finire qui. Fatemi sapere se anche voi avete preso alcune di queste decorazioni in legno da 2 euro alla Lidl. Se sì, voglio sapere quale avete prese, tanto lavorandoci per male me le ricordo tutte, le so tutte. E fatemi sapere anche cosa vi volevo dire. Ah sì, per quanto riguarda i salmoni, se li avete già assaggiati, se vi piacciono, e voglio sapere in particolare quale prodotto della Deluxe in questo periodo natalizio preferite di più. Noi ci vediamo nel prossimo video, vi lancio un bacione grandissimo, ciao a tutti!